Rincorrere le lucertole. Fin da piccolo mio cugino Leandro è stato un bravo ragazzo. Rideva, scherzava, era il primo a mettersi avanti per giocare, rincorrere le lucertole, andare a pesca e tante altre cose belle. Ad un certo punto però la sua vita è cambiata. Diventato maggiorenne ha iniziato ad uscire un pochino di più e le sue amicizie sono cambiate. Ha iniziato a frequentare persone molto più grandi della sua età che lo hanno portato, anzi, che lo hanno coinvolto in una strada sbagliata nella quale neanche lui sapeva come era entrato. Dopo qualche anno gli è venuta a mancare la persona più cara della sua vita, il suo papà. Da questo momento Leandro è stato incorreggibile, ha iniziato a fare cavolate una dietro l'altra. La famiglia, gli zii, i parenti gli sono stati molto vicini, anzi vicinissimi, hanno cercato di aiutarlo in tutti i modi, ma da lui nessuna risposta. Di conseguenza è diventato una persona molto chiusa, scontrosa, non gli potevi parlare. Non potevi affrontare con lui un discorso che subito sfuggiva. In quel periodo nascondeva molte cose, ma pian piano la verità è iniziata a venire fuori, ma ormai era troppo tardi. Leandro faceva uso di droga. Oggi posso dire che Leandro è totalmente cambiato. È tornato ad essere una bella persona come lo era prima. Ambizioso, lavoratore e soprattutto dedito alla sua famiglia. In realtà ora di lui mi piacciono molte cose, come il carattere, totalmente diverso da quello di prima, la forza di volontà che sta tirando fuori nell'affrontare i problemi e soprattutto la sua mente lucida. È cambiato in senso positivo. Spero che continui così e che diventi una persona ancora migliore. Questo è il vero Leandro, quello che aspettavamo da tanto tempo, che finalmente è arrivato. Tanti auguri e forza, cugino. Commento. La frequentazione di amicizie cattive è una scelta dell'individuo. Le amicizie non ci coinvolgono, siamo noi che ci coinvolgiamo con esse. Quando ci licenziamo dalle amicizie cattive è perché abbiamo operato uno scatto evolutivo.